Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ciao!
per 5 anni. Non hai guardato. Non hai mai guardato. Ciao. Luca, lo porti tu? Thank you.
Anche quando non suona tanto. L'ultima due battute del primo pentagramma. Le ultime due battute del primo pentagramma. È in fila. Voglia così. Guarda. Scusa, soldi su tante povere. Tutti giù.
per la gente. Ah, no, abbiamo un messaggio sul nostro. Ora, non c'era la scuola. Ciao. Thank you.
carissimi, autorità, membri delle diverse associazioni, dei tanti gruppi e fedeli, eccomi. Questa mattina così abbiamo risposto all'invito che ci è stato rivolto per onorare e ringraziare tutte quelle persone, alcune a noi sconosciute ma ben conosciute dalla storia, che nel nome della patria hanno sacrificato e donato la loro vita perché noi fossimo cittadini liberi della nostra bella nazione, l'Italia. Questa nostra patria nutre sentimenti di profonda ammirazione e di riconoscenza verso i figli caduti ed ogni onesto cittadino li ricorda e li ringrazia con una preghiera che sgorga dal profondo del cuore animato dalla fede in Gesù Cristo. Il 25 aprile non è solo un giorno di vacanza dalla scuola o dal lavoro, ma è... Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie alla scuola e a tutto il corpo insegnante e ai nostri bambini, meravigliosi come sempre. Grazie ai volontari del Piedibus, accompagnatori e confidenti del mattino dei nostri alunni. Grazie al coro Sonoritas, che lo sentiremo dopo. Sarò sempre orgoglioso di loro. Un pensiero lo rivolgo anche al gruppo Avis Viganò per il ruolo insostituibile di vita e a tutte le Avis e anche all'associazione Ruendo, che grazie all'impegno dei suoi volontari risponde ai bisogni concreti degli ultimi. A tutte le associazioni e chi ha lavorato per questa ricorrenza, alla banda Santa Cecilia di Costa Masnaga un sincero e affettuoso grazie. Infine, un grazie a tutte le donne e gli uomini qui presenti di Viganò e di altri paesi. Oggi scriviamo una pagina bella, non retorica, ma di memoria, che rende presente la festa della liberazione. La festa del 25 aprile, giornata della liberazione, da feroci dittature, donne e uomini coraggiosi ci hanno liberato, con alto prezzo di sangue e immensi sacrifici affinché gustassimo la libertà e la democrazia. Siamo qui per ricordare la liberazione dell'Italia dalla dittatura e la fine della Seconda Guerra Mondiale, simbolicamente indicata come il 25 aprile 1945, data scelta in quanto fu il giorno della liberazione da parte dei partigiani della città di Milano e di Torino, anche se i combattimenti proseguirono fino ai primi giorni di maggio. In qualità di rappresentante degli alpini di Viganò, tengo a ricordare che il Corpo degli Alpini nacque nel 1872 come truppe di montagna per la difesa dei confini alpini dell'Italia. Mentre si andavano costituendo gruppi di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, decisivo fu il ruolo giocato dagli ufficiali inferiori alpini e da uomini come il comandante Enrico Martini, i quali, ritornati delusi e furenti contro i tedeschi ed il regime della campagna di Russia, costata loro tanti e gravi perdite, costituirono nuclei di comandanti, combattivi ed esperti della guerra in montagna. Spesso ci si dimentica del loro apporto nella resistenza italiana, che nacque da molteplici forze, anche molto differenti tra di loro. Thank you.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Tutto da perdere. Perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può negare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi.